oggi è la Befana, quindi auguri a tutte le Befane, anche se questo video lo vedrete tipo dopo 800 anni. Ma oggi sono qui perché voglio registrare un video haul, non è vero? Benvenuti nel nuovo weekly vlog. Quindi questa è la prima serie di weekly vlog. Se sentite casino perché Andrea sta cucinando, cosa sta facendo secondo voi? Vai, cosa stai facendo? Salsicce e fagioli. Come sempre. Quindi l'altra volta sto facendo salsicce. Appunto, per quello ho detto, secondo me cosa sta facendo salsicce e fagioli? E mi ha comprato i dolcetti che adesso andranno dentro la calza. E me li ha comprati. E mi ha comprato... No, che cazzo dico? Questo non me l'hai comprato tu. E questo me l'ha fatta mamma. Apriamolo insieme e vediamo cosa c'è dentro. E la mia casa mi ha voluto regalare altri panni da stirare. Yes! Io ho intenzione di lasciare lì l'albero e non toglierlo fino all'anno prossimo. Quindi ho visto un post su Facebook bellissimo dove c'era una persona che lo incelofanava e lo metteva via. Quindi io farò così, lo incelofanerò e lo metterò via. Beh, io in realtà ho un po' sbirciato, quindi so più o meno cosa c'è dentro. Ma non si apre. Ok. Ma mi aiuti che con una mano è un po' un casino. Ah, ok. I cammelli! Questi li mangerò adesso per colazione. Sì, per colazione, perché è tardi. Io non riesco a fare... Gloria, ok, parla, respira. Io non riesco a mangiare se prima non faccio colazione, anche se sono le 8 di sera. Prima devo fare colazione e poi mangio. Quindi Andrea sta pranzando io... Oh mio Dio, ci sono io in questa foto, guarda, let it go! Il marshmallow, il carbone, perché sono stata un po' cattiva, vero mamma? che belle! Chicchi di caffè, buoni questi, chicchi di caffè ricoperti al cioccolato. I Bounty, super buoni, Raffaele, i miei preferiti. E le monetine, così posso scambiare dei dolci regali con mia nipote dandogli i soldini di cioccolato. No, scherzo. E niente, questa qua era la mia calza, ragazze. Mi piace. Ho caldo, mo fa caldissimo. Apriamo? C'è un'umidità dell'80%. Io te l'ho detto. Non mi viene a bronco rincoglionite. Mettiti qualcosa. Ma no, dai. Abbiamo finito gli Harry Potter, io sono molto triste. No, ce la chiudo qua, Pasquale. Perché? Pasquale? Chiudi Pasquale con la mia sciarpa. No, no, con quella lì di Agna. Oggi sarà una giornata schwal. Credo che venga la Robby a bere un caffè. Mi ha scritto ma non ho letto. O andiamo a bere un caffè, non lo so. Tanto Andrea si deve guardare la partita, vero? Quindi sarà a casa noiosa a fare le sue cose da uomo. Mi sono truccata gli occhi e metà faccia perché, come sapete, non sto tanto a truccarmi questa parte qua, soprattutto se devo magari semplicemente andare a prendere un caffè o altro, quindi sono rimasta molto molto leggera. E nel frattempo sono venuti i genitori di Andrea, che la mamma di Andrea mi ha portato questi cuscini qui, che ha preso al Conforama, che mi li voleva fare per Natale, però non ce n'erano più, e quindi è andata oggi e me li ha portati due, uno che l'ho messo là e un altro qua. Mi piacciono un sacco perché ricorda la coperta che ho di là in camera, che è praticamente identica, perché la stessa coperta l'ho presa anche quella da Conforama. E niente, io adesso mi cambio, che mi sono truccata solo per non uscire tipo cadaverica, ma... cadaverica nel senso, la faccia è quella, non si può cambiare, però almeno gli occhi sono un po' più profondi. Se sentite il rumore è la lavatrice che sta lavando tutti i tappeti. E niente, adesso mi cambio e tra mezz'oretta dovrebbe arrivare la Robby, che andiamo a berci un caffè. Vabbè, ciao Robby. Comunque guardate, questa è la maglietta che è simile alla mia, però la sua viene da Forever 21. Yes. Io ho preso un tè rilassante perché the people are strange e la mia aura sta diventando sempre più infetta dalla cattiveria, quindi devo prendere un bel tè rilassante per levarmi di dosso le cose brutte che la gente dice, quindi rilassiamoci. Questi sono gli orecchini che ha preso la Robby. Ho preso solo questo per vedere com'era. Con l'opale? Questo qua. No, no, è una luna. Sì, no, è tipo il viso di un sole. Ah, era la luna. Era... No, 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 ma c'era anche con la luna, luna e sole. Era quello che costava meno. Io bevo il tè. Allora ho detto provo. Ciao, per questo, vediamo.
Ok, faccio fatica ad aprire perché la tipa mi ha regalato le brioche. Ci ha regalato le brioche a me e a Roby perché le stavano dando via, le stavano regalando perché altrimenti chiudevano e rimanevano lì nel negozio, e quindi ci ha regalato le briochine e me ne sono presa una. E piccolina alla crema, infatti me la mangerò dopo come dolcetto. E niente, la Roby se n'è andata, ci siamo andati appuntamento a sabato che ci rivediamo. E in teoria gli ho chiesto di aiutarmi a fare un video che ho in mente, un'idea che ho in mente divertente. E niente, adesso Andrea sarà su a guardarsi la partita. Non vedrete praticamente niente. Allora, sono qui al computer. No, veramente, io non so come far, non so come dirvelo. Vabbè, la gente veramente ha un occhio. Come a cavolo? Vabbè. Allora, cioè, ero al computer e ho visto questa cosa. Sono 3 ore che sono qui attaccata e ancora non ci voglio credere perché... Guardate. Harry Potter e Josada! Ma perché non mette fuoco? Ah, non lo so. Noi stiamo andando a mangiare la pizza. No, stiamo andando a prendere la pizza. Per mangiarla. No, la mangiamo a casa. Bisut! Ma che cosa fai? Eh? Oh, sto ricadendo. Poverino. Ma cosa c'è? Ma che cosa c'è? Eh? Cosa? Io prenderò la pizza quella ai frutti di mare. Allora a metà te la mangio. Tanto poi dico sempre così, non riesco mai a finirla. Sai cosa mi ispirava anche? Patate, cipolla e salsiccia. Anche se Natale è finito, ma io amo le renne, voi lo sapete. Rudolph is the red nose reindeer. Andrea che non mi caga, vabbè. Non c'è il messaggio fratello? Sì, messaggia pure con mio fratello, che tra l'altro vedo che sta riscuotendo molto successo. Sarà la barba. Comunque mi ha rotto le palle Michele, perché mi fa... ma allora, visto che dicono che piaccio, metti il mio canale nell'info box, va bene? Quindi vi lascio il canale di mio fratello nell'info box, perché vuole pubblicità a gratis. E io gliela faccio volentieri al mio fratellino, perché io gli voglio bene, non come lui che fa finta di volermi bene. Comunque, niente, dai, andiamo che c'ho fame. C'era ancora Burke! E lei era giovanissima! Ancora vivo! La vita Shod è cattivissima. Finalmente la famiglia Bellini ha un tagliapizza decente. Una rotella rotellosa. Una rotella rotellosa. E abbiamo le pizze. Quindi tu col mais l'hai presa? E poi mais? Io non volevo quella. Ma sei scemo? Sì, invece. No, lì c'è il mais. Io te l'ho anche detto, ma ti mangi il mais? No. Ma sei pirla. Io volevo quella sotto. Io te l'ho detto. Vedi, prendevamo la mia di pizza, non ci sbagliavamo. Mais dire mai. Nashville, tra poco! La mia è più bella. Buongiorno! E vai! Oggi appunto non devo fare niente di che, devo montare un vlog. Aia, mi è arrivata la roba di Too Faced, tra l'altro. La faccio vedere. Sono arrivate queste cosine. Tengo l'iPad. Che sono le nuove shade di Rossetti. E poi queste qua che sono le nuove Melted Chocolate, con l'uscita della chocolate, quella forma di cuore rosa. Sono usciti anche questi qua, che sono i Melted Chocolate. Poi mi è arrivata la Milk Chocolate Soleil, perché hanno visto che io l'ho usata tantissimo nella palette, quella gigante della Little Black Book of Bronzer, che la cito sempre. La ragazza Jamie è super carina e mi segue, non me l'aspettavo, infatti ci scriviamo delle mail troppo dolciose. È veramente carina, infatti mi fa: guarda, visto che usi spesso quella cialda lì, e mi ha voluto mandare questa, quindi è stata davvero super super dolce. Poi sa che io amo il cioccolato, e quindi queste qua sono tipo top favola wow. Poi anche gli unicorni con questa qua. Tantissime mi continuate a chiedere da dove viene questo. Viene da, si chiama Tapestry, e il sito è Ankit. Ho sistemato tutte le cosine di Too Faced per fare la foto. Retroscena delle mie foto, tattica per far sta fermi i prodotti, è inserire lo scotch, cioè metterci proprio lo scotch, come vedete,
sotto i rossetti per farli star fermi, perché ho passato tipo un quarto d'ora per cercare di far, star fermo. Ce la posso fare, questo maledetto, ma non stava fermo. Unicorn Tears, guardate che fighi, cioè sono top. Oh, che velocità, mi è già arrivata. Niente, adesso la edito. Niente, adesso vado un attimo di là a vedere mamma che sta fanno. Usciamo. Così vedete anche quanto vicine siamo io e la mamma. Sono io. Ciao. Ciao. Stai facendo il video? Sì. Mm-hmm. Sì. Buongiorno. Oggi è un altro giorno e ieri non ho ripreso tantissimo. Ieri sera è venuto un amico di mio e di Andrea. Andrea. Si chiama anche lui Andrea. E ci fa schiantare dalle risate. Era tantissimo che non lo vedevamo. E ci ha fatto un sacco piacere. Ogni volta che viene ci divertiamo tantissimo. Ho fatto la pizza. Quindi non ho ripreso perché avevo praticamente, anzi letteralmente, le mani in pasta. E niente, adesso sto facendo colazione. La mia colazione salutare. Ho messo i frutti rossi, le fragole, una banana. Adesso metto lo yogurt e mangio tutto questo. Perché poi dopo appunto mi sono anche lavata i capelli. Perché poi dopo mi devo preparare perché viene la Roby. Andiamo a fare un giro a Castelletto. Ripeti quello che hai detto a me, Roby. Ho l'angoscia di quella fotocamera lì. Per oggi sta bene, sono io quella un po' malatina. Ai, dolcettini col caffè, gnam gnam. Tra l'altro, guarda, mi sono messa il fondotinta ma ha coperto tutto. Ma devo ricominciare a prendere la pillola adesso. Non la voglio prendere. Perché? Perché sento troppe morti. Oh, ma che fighi i carrellini del... Che? Carrellini. Ah, no. Troveremo parcheggio. Ai, dai, mi ho trovato parcheggio. A me scappa la pipì, quindi adesso andremo in bagno. Non so se si può riprendere. Sì! Non ho mai avuto così culo in vita mia. Non so se si può riprendere dentro, però penso. Vabbè, prenderemo di nascosto. Io sono vestita come quando avevo la febbre. Anch'io. Però sono vabbè, sotto sono diversa, dai. Sì! Andiamo, sono gasatissima. Lo voglio. È fatto per me. Guardate. Guardate che figa sta fontana, cioè la voglio. La mia mano è grande così. È enorme. Situazione, non ho comprato niente. La Roby però ha comprato un budino porta candela. Dietro, sì. Sì, poi dopo a casa ve lo facciamo vedere. Un bellino però. Adesso stiamo andando al Maduzzi a prendere le Yankee Candle. No, sono tre. La gente pensa a queste, tutto illuminato. Non ti si vede comunque. Allora... piangendo. Questa è insieme. C'è la Roby che sta prendendo per il culo la sua macchina e dice che quando piove se la chiami non senti niente, vai. Ho preso questa dentro, ragazzi. Posso spegnere le paure? Non ho voglia di pescare. Scendo, stiamo andando a vedere il fratello del nostro amico Barry che era qua a cena da noi ieri sera, che abbiamo mangiato la pizza. Andiamo a vedere il fratello di Andrea, non lui, ma Beretta, che suona e quindi... e canta anche, vero? Suona e canta. Adesso stiamo per fare la pappa. Sei un grande. Ho le foto qua sportabili. Sì, si vede meglio. Adesso stiamo qua che stiamo aspettando i panini e poi mangiamo e basta. Mi vergogno perché mi stanno guardando tutti. Sono arrivati i panini. Gnammi gnammi. Cause you beat yourself from mental sleep without our self, you'll be our man. I've looked for a town of energy in under 10 decades. I'm wondering if it's me. Siamo appena usciti dal pub che abbiamo assistito alla performance di Massimo e Veronica, che sono veramente bravissimi. E ho avuto i brividi per tutta la sera, veramente bravi. Poi hanno fatto delle canzoni
veramente fighe. Cioè, non ce n'è stata una che non mi è piaciuta, quindi veramente belli e bravi soprattutto. E niente, adesso andiamo a fare la nanna perché domani mattina è domenica, Andrea lavora. E io devo svegliarmi presto che devo montare i video prima che viene Giulia, perché quando c'è Giulia poi non sto attaccata al computer a editare, quindi ne approfitto domani tutto il giorno per fare i video del lunedì e del mercoledì. E già che ci sono, dato che è finita la giornata perché non vloggerò domani, chiudo qua questo weekly vlog. Spero che questa settimana come vi sia piaciuta. Noi ci diamo appuntamento sabato prossimo con un altro weekly vlog. Io e Andrea, che è fuori a far benzina, vi mandiamo un bacione. Infatti non so se si vede. È lì. Vi mandiamo un bacione, vi salutiamo, sperando che questo vlog vi sia piaciuto. Un bacione. Ciao patatine e patatini.